effetti c'ho un po' fame anch'io. Strong. Cosa che vuole? Tempismo perfetto. E lei è Furuya del Wet and Kitchen, giusto? Esatto. Volevo ringraziarla per la sua partecipazione. Ho fatto avere la sua idea ai miei capi, sono rimasti così colpiti che mi hanno dato subito il via libera. Ma diciamo che il mangiare... Sì, ma 5.000. Cioè, nel senso, per esempio, faccio un esempio. Se noi ci capita di andare a un negozio e ci manca due o tre piatti per completare quel negozio, in questo modo noi possiamo mangiarlo lo stesso, no? Però 5.000, se mi dici 50, come quello del coso ci può stare, no? Capito cosa intendo? Un attimo, ok. Riaumenta. Nel senso che metti che siamo una parte della città, perché abbiamo visto che ci sono dei posti che li frequentiamo molto più spesso, no? Quindi metti che siamo un'altra parte della città che non andiamo quasi mai. Se andiamo lì e non riusciamo a mangiare tutto, bisogna poi ricordarsi di tornare lì. Invece in questo modo possiamo prendere tutto insieme e basta. Però vabbè, cioè per 5.000 non ne vale la pena, non so. Sì, ma c'è un problema, non sanno bene con che ristorante collaborare. Alla fine stiamo pur sempre chiedendo ai nostri rivali di unire le forze. Non sono molti i ristoranti disposti a farlo. Già, immagino che non sia facile. Che fare? Sono da cercare un ristorante che possa interessargli. Mi sembra già un bel aiuto. Per esempio, una curiosità. Grado alcolico 2 siamo. Qui alla fine mancavano questi, per esempio, vedi? Forse se lo fa fare. Vabbè, inutile allora. No, perché io ho detto, cioè, quello è cibo, ma gli altri sono bevande, ma in realtà risulta sempre come salute. Cioè, risulta comunque sempre uguale. Niente, andiamo. Ah, ok, quest'altro è questo, mi sa. Con il mio bel faccione da Asaku, una scodella di rame di Onimichi fumante in testa, che sembra proprio cibo, la borsetta carina a forma di pesce, gli stivali chic, fondamentale per ogni pescatore, e la mia maglietta Ono alla moda, bella texture, uscita direttamente dalla PlayStation 2. Esatto, sono l'orgoglio di Onimichi. Ono Mikio. Io sono senza parole, ma che diavolo, appunto. Quello è fuori di testa. Salve a tutti, io sono Hironaka, il producer di Ono Mikio. Se ne frega, non ce la mettiamo. Allora, signore, le va di fare un giro turistico con Onomikyo di Onimichi? Un giro turistico dove? Immagina sia una specie di mascotte di quella città. Proprio così. Ne ha mai sentito parlare? Ti ho appena finito di dire. Che so che è una città. Viene da Onomichi nella prefettura di Hiroshima. Ed è un bonario pescatore che ama immensamente il mare. Chi se ne frega? Piacente, non ne so nulla. Pare che abbiamo ancora molto lavoro da fare. Forse ancora da perfezionare. Se solo riuscissimo a farlo come lui. Ma che sia duro il mestiere di mascotte. E la signore, mi piacerebbe conoscerla meglio, a me no. Ehi, Mikio, non era così, ricordi? Devi dire, mi piacerebbe che diventassimo amici. Quando saluti qualcuno. È rimasto senza parole. Perché quella lì serve tipo la corda da barca, praticamente. Ma sì che cambia. Che razza di atteggiamento è? Stai rovinando la nostra mascotte. Ah, chiedo scusa. Adesso scopriamo che il fidanzato è sotto. Non avrei dovuto assistere a questo spettacolo. Ok, io me ne vado. No, ma ti avrei riconosciuto.
Mi sa che ce lo rivedremo questo qua. Andiamo là. Cellulare di Shimazu. Non rapito davvero? Sembrava un mandarino, esatto. Elenco di chiamate mancate è folle, ma non mi aspettavo diversamente. 300 chiamate. Questo conferma che questo... Questo conferma che questo è il telefono di Shimazu, ma lui non c'è. Il cellulare sta squillando. Sarà la fidanzata, potrei anche rispondere. Pronto? Yukako Oki? Se sei preoccupato per Mamoru... Ma non è se Dio che non ha una voce... Non è una voce femminile la nostra. Allora vieni a Kamuro Hills. Ok. No, Kamuro Hills. Aspetta. Mi sto guardando... C'è il green screen che rompe un po' le palle. Hanno attaccato, ma che succede? Devo andare. Ok, dovrei dirlo a Yokako. Lascia perdere per ora. Ma no, perché? Ma sei pazzo? Ma lascia fuori dai piedi quella. Pronto, Yokako? Yagami, dov'è Mamoru? Mi spiace, non era qui. Ho trovato solo il suo cellulare. E poi ha chiamato uno strano tizio dicendo andare a Kamuro Hills prima di riattaccare. Come? Sta bene, Mamoru? Che ne so. Significa che è stato rapito? Non posso dirlo con certezza, non hanno chiesto nessun riscatto, come nei veri casi di sequestro di persona. Una persona che ha chiamato credeva che avresti risposto tu. Ti hanno chiamato per darti questo messaggio, in pratica. In che senso? Non capisco nemmeno io, ma ora vado a Kamuro Hills a controllare. Vengo anch'io. Tra l'altro il giapponese che stavo guardando giocare Lost Judgment. Incapace totale, dava i calci a vuoto a distanza di chilometri, boh, non lo so. E bello è che era seguito, cioè aveva tipo, anche come follower, 48.000. Poi, in una telecamera minuscola, parlava pochissimo, boh, non lo so, misteri poi. Ma forse quelli è tutta gente che ha iniziato anni fa e quindi, boh, gente si è affezionata in qualunque... Aspetta. Va bene, ci vediamo là, fai attenzione. Ok, andiamo all'ingresso di Kamuro Hills. Okay, però stiamo sempre all'occhio. Kamuro Hills, non sono quelle lì. Ocho Hills. Penso che stia parlando di quello, no? E se ne sono quelle. Allora, in teoria, penso che possiamo andare tranquilli. Non mi sembra di vedere nessuno. In mezzo alle scatole. Non credo che voglia fare una sorpresa nascosta, perché... Decibana. Questo nome non devi usarlo, però, Però... Ola. Aspetta, no, vabbè, se venite in mezzo ai piedi a prendere, vale, a me non dispiace. Qua arriverà la polizia se non sono sveglio. Non me l'ha data la parata, gliel'ho fatta ma non me l'ha data. In realtà se facciamo fuori prima lui non è male. Stanno già arrivando.
Ah. In realtà facciamo troppo poco danno, secondo me. Via. Cosa succede di nuovo adesso? Ma cosa stavo beccando? Ehi, ma tu non sei tipo inseguito dalla polizia un po' di tempo fa? L'uomo che corre. Ma non è che Big Jim. Insomma, Big Jim giapponese. Cosa? Ah, credimi, non stavo facendo niente di male. Era solo autodifesa. Dei teppisti mi stavano dando fastidio e... Chi se ne frega? Avevo gli occhi solo per il modo in cui correvi. Infatti noi siamo velocissimi, siamo più veloci. Adesso vuole fare la gara questo qua, mi sa. E tutto quello che hai notato? Chi sei, comunque? Mi chiamo Shun Isaka e sono un corridore provetto. In mutande, praticamente. Il pacco, anche se non lo vediamo. Non è che... Shun Isaka. E tu sei... Yagami-ya. Yeah. Yagami-san, ho un favore da chiederti, visto che corri come un fulmine. E cosa sarebbe? Corrimi dietro, Yagami. Voglio che mi segui. Siccome non abbiamo fatti abbastanza di queste cose. In che senso? Ma come, qualche senso? Sì, voglio sentire che mi stai alle calcagna. Non riesco a correre al massimo senza essere inseguito. Ma scusa, fatti a destra un cane lupo e fatti inseguire. Un bel Doberman. Non vuol dire che il tuo potenziale è molto limitato, allora? Per niente, sin da quando ero piccolo ho sempre corso come un fulmine quando qualcuno mi inseguiva. Ma cos'è? Rubava i mercati, questo? Ok, mettiamo pure che è così. Perché non chiedi a qualcuno dei tuoi amici atleti? Non capiscono le mie necessità, quella botta di adrenalina che senti quando stanno per prenderti. Corri con un'entità molto particolare, è uno che ha... È uno che sa esprimersi a parole con un'intensità molto particolare. E quando no ti dicono: ma tu cos'è che provi? È qualcosa di particolare, oppure... Cioè, non sanno spiegarsi, no? Yagami, le tue gambe si muovono come matte. Sei un modello. Allora, come matte vorrebbe dire che scalcia a cavolo, invece no. Sono sicuro che se uno come te si mettesse a seguirmi, sbloccherei un potenziale nascosto dentro di me. Ah. お願いします. Prego, Yagami, fai uscire il corridore che è in te. Ti ricompenserò da avere... Magari ci dà un boost sulla velocità. No, onestamente, l'idea non mi fa impazzire, ma come vuoi, ti inseguirò. E i soldi no. Come puoi pagare, invece? Anche? Sì, sei un 80.000 yen, insomma. Sei un grande. Come facciamo allora? E scappa. Seguimi e basta, scatena il tuo istinto di predatore. Ma fammi piacere, vabbè. Prima iniziamo, prima finiamo. E vai, preparati, pronti, posti, via! Possiamo fargli lo sgambetto, tirargli qualcosa nelle gambe mentre corre? Sì, in amicizia. Oh, cazzo. Come facevo? Si muove di un chilometro. Non aspettavo. Ultimamente stanno cambiando i tasti. Di solito è sempre il triangolo per queste cose qua. Ella. Olio cuore. Ecco, vedi che m'ha fregato. Stronzo. Pare che va bene così. Parkour sembra. Infatti, cioè, tra parentesi, hai ragione, non dovrebbe assolutamente fare questa cosa. Cioè, se è un corridore, è un corridore. Però vedi che secondo me era più un malfattore che un corridore questo qua. La verità è che rubava le cose alla gente. Non mi aspettavo. Indietro tantissimo, Per forza che se lo raggiungiamo ci dà qualcosa. Adesso magicamente si avvicina. No, ma perché me lo dai bene? Perché me la dai? È un imbroglione. Cioè, non mi sembra, mi sembra di aver imbrogliato. È stato incredibilmente meraviglioso. Allora, ho sprigionato il tuo potenziale nascosto? Beh, sì.
Ok, ci ha pagato. La nostra corsetta è stata veramente utile. Beh, in effetti forse non dovevamo raggiungerlo, perché lui doveva avere il potenziale incrementato, quindi... Ecco la tua ricompensa, come promesso. Ottimo, io vado allora. Aspetta, non andare. A dire il vero non è finita qua. Ah, cosa c'è ancora? Vuoi uscire con noi? Cosa? Già, ho imparato molto correndo con te, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. Per favore, vieni di nuovo a correre con me. Adesso. Beh, perché no? Quando ne ho voglia. Sarebbe meraviglioso. Io sono sempre qui ad allenarmi. Vieni pure quando vuoi. Ok. Cosa farà? Eravamo distanti un chilometro, potuto un tratto si è avvicinato, ma probabilmente perché, perché lui era fermo e non lo stavamo raggiungendo, oppure perché fa così il... Allora, in teoria sono andati via, onda andato via. Qui ci sono un sacco di altre quest secondarie, ma sai che io andrei un attimino per curiosità a controllare qua. Se è a mano quella. Dai, voglio almeno fare una romance e vedere com'è. Tanto se ne frega del tizio. C'è una questa anche qua. Poi quando uscirà Lost Judgment, cioè ci andiamo tra virgolette con calma, nel senso l'importante è iniziarlo ed essere comunque tra i primi a farlo, nel senso cioè di essere puntuale a, più o meno puntuali a farlo. No, ok, ho sbagliato strada. Comunque lo facciamo, non è che sto dicendo che, non, che lo facciamo una volta ogni tanto, lo facciamo di sicuro ovviamente, anche perché poi voglio fare Kiwami, quindi prima che ce lo leviamo quello, prima ripartiamo con Yakuza. Ma sarà... era qua a Amane, dico io che fosse a Amane, ma forse non lo è. Viene ancora Tachibana, no? Che palle. Rotto. Volevo vedere se riuscivo a fare la seconda. Devo prima far fuori lui qua, non c'entra qua. Gli altri non sono importanti. Dai. Altro. Aspetta un attimo, fa male, eh? Dovevamo prendere. Dobbiamo andare da Poppo. Boh. Sarà aumentato il cibo, a me non sembra molto. Ma quanta vita c'ha, ma ce ne non so. No, che non sia ancora arrivata la polizia. Non siamo mai riusciti, mi sembra, a sconfiggerlo questo, no? Cioè, in tempo. Ok, ok. Dai. Guarda, se mi fai perdere te, mi cazzo. Guarda. Ok, dov'è che è? Qui mi sembra il posto di Amane, no? Non flessibile. Questo qua.
cosa. Perché si fa entrare qua? Chiavi? Cos'è questo posto? Cioè ci fa entrare stranamente ma non fa un cavolo. Se si blocca più avanti. Eccola qua, eccola qua. Yagami-san, mi concedi una... un minuto, però perlomeno è carina questa. Che succede a Mane? Ricordi Meguro? Ho previsto un'altra catastrofe che incombe sul suo cammino. Intendi quel tipo che sta uscendo di testa perché continui a predigli catastrofi? Che c'è questa volta? Dopo che l'hai aiutato l'ultima volta ho avuto un'altra visione. Ho visto una tragedia bianca mescolarsi con una tragedia nera. Mi cade addosso un enorme Tao. Un cartellone di un Tao gli cade addosso. Nero e bianco, due colori questa volta. L'altra volta era nero. Sì, verrà massacrato da un panda o qualcosa di simile. Un panda. Che stai dicendo? Non massacra nessuno il panda. Massacra solo i bambù. Non capisco mai se questa qui ci fa o ci è. Questa tragedia non si è ancora avverata, è così? Esatto. Il segno della calamità era nell'aria. Vedi, è nell'aria un Tao. È un disco volante a forma di Tao che cadrà dall'alto. Quando l'ho visto prima in Tenkachi Street. Ti prego, aiuta questo uomo. Puoi proteggerlo al suo inevitabile destino. Cosa dovrei fare? Accetto. Ma certo che accetto. Aiuta la povera ragazza. Povera nel senso povera demente. Ah. Perché è povera? È più ricca di noi? Ci ha pagato un sacco di soldi. È un po' fora. Ah sì, sì. Matteo dice... Non so quanto potrebbe durare comunque con una storia con lei, perché è carina, ma è un po' tocca. Se rimaniamo in affari, perché no? 15.000 yen come l'altra volta? 15.000 yen? Ma che tariffe del cavolo! Dobbiamo spendere 20.000 adesso a curarci dal medico. Va bene, è un prezzo ragionevole. Dobbiamo andarci a proposito e prendiamo il tonno, ricordamelo, il tonno. Grazie in anticipo. Hai detto di aver visto Meguro in Tenkachi Street. Parto da lì. Va bene. La calamità oscura e quella luminosa. Tenkachi Street, eccolo lì. No, non è lì. Ma è come al solito, è la principale questa. Ma non è... Tenkachi Street. Ok, è una delle, appunto, è quella lì. Ok. Potremmo anche andare giù e andare giù dritto. Andiamo giù fino in fondo, poi andiamo proprio, facciamo una cosa geometrica. Non sto tanto bene stamattina, dato che c'è anche una specie di mal di testa. Che di solito non ho. Ascoltate, basta. Però andiamo al poppo qua, dai. Gli altri vengono. No, perché voglio andare al poppo a prendere il vento. Perché non è andato oltre? Perché si è bloccato? Tutto contrario, sembrava che ci fosse un muro invisibile. Quindi mi ha fatto pure prendere la botta e sprecare il prezioso cestino. Sono un po' preoccupato del fatto che non abbiamo chiamato, perché prima l'aspettavo veramente lunedì che arrivasse. Si può scendere, vero? Era stato anche carino fare il sottopassaggio per... non so, tagliare qualcosa.
Ok, andiamo. Posso... vedi? Ma non abbiamo fatto casino nel tuo locale, stronza. Peccato che non posso disfartelo, davvero, perché no te lo disferei, stronza. Okay. Ma... tutto, ecco, abbiamo visto questa... Ma qua cosa cavolo vendevano? A parte di... abbiamo comprato il coso. Aspetta, 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 c'è qualcosa anche qua, guarda. Cibo per gatti. Un fioc di tonnetto. Con sardine e baccalà. Tonno fresco, casereccio. Cioè, qua vendono più... vengono più cose che altro. Super tazza di ramen. Di maiale con kimchi. Ovviamente non ci cura di nulla, ma vabbè. Oh, guarda, c'è anche l'aranciata. Acquista. Arigato, arigato. Ascolta, magari facciamo una prova a vedere se, se gli è già passata la luna questa. Così, un test. Il vetro è rotto lì? Vediamo. Niente. Se no ti spacco le vetrine. E almeno c'è la giustificazione. C'era... ah, giusto, aveva mica... Aspetta. Questo era quello di Kickstarter, o mi sbaglio, è uno nuovo. Cioè, era quello del... de questo, dei laboratori. Però non lo riconosco. Fujimori, ehi, mi scusi. Oh, Fujimori, mi chiami pure Yagami. Yagami, le è tornato utile Kickstarter? Certo. È bello vedere quando la campagna raggiunge il traguardo. Proprio vero, è bello vedere i regalini nella cassetta della posta. Tantissime persone là fuori hanno idee incredibili che non possono realizzare perché sono senza soldi, vabbè. Ma grazie a quest'app sono in grado di raccogliere più facilmente i soldi che hanno bisogno per avere successo. Dà anche la possibilità di fare esperimenti creativi, cosa che in molte aziende è proibita. E io credo che mettere in contatto gli innovatori con gli investitori possa aiutare anche a fare la differenza. È un marchettaro questo, ma... mi sembra una bella idea aiutare le persone a realizzare i loro sogni. In realtà sto solo dando agli altri la possibilità, la stessa possibilità che ho avuto io ai miei tempi. Simpaticone. È tutta una ruota che gira, no? Grazie mille, non solo per il suo tempo, ok, praticamente dovevamo tornare dopo un po' e riferire praticamente. Ma per il rispetto che ha mostrato, spero che avremo entrambi successo. Svanito. Sfasciato. Ehi, oh, dove sei andato? Qualcosa. Magneto esaurito, importantissimo. Devo anche guardare quella storia lì dell'elisir comunque. Allora, il tonno so dov'è. L'altra invece non so dov'è. Questo?